Ciao a tutti, nuovo video della ruota dell'anno. Oggi parliamo di Lita, ovvero del solstizio d'estate. Prima di lasciarvi le corrispondenze, vi dico un paio di cosette. Allora, innanzitutto il nome Lita non è dato sapere di preciso da dove arrivi. Si presume che sia una festa tipicamente anglosassone, quindi avete presente Inghilterra, Irlanda, Germania, parte della Francia e via così. Quindi una festa tipicamente anglosassone, ma il nome non è dato sapere che cosa significhi. Questo principalmente perché la prima volta che abbiamo avuto notizia di questa festività è stata grazie al monaco, aspettate, me lo sono segnata, Beda il Venerabile, vissuto fra il 600 e il 700, 600 e 700 senza il 1000 davanti, non sto intendendo 1600, ma il 600 e 700 d.C., che per la prima volta ha riportato questa festività, il fatto che esistesse questa festività, tant'è che molti hanno addirittura pensato che Lita fosse l'intera estate, che fosse il nome con cui veniva designata, l'intera estate. Uno di questi che fece, fra virgolette, questo errore, potremmo dire, è stato Tolkien, che nello scrivere Il Signore degli Anelli, infatti, parla di Lita come il periodo estivo e non come un singolo periodo legato all'estate, ok? Come al solito, essendo un solstizio d'estate, la sua data può variare fra il 19 e il 23 di giugno, quindi come al solito si va a guardare quando cade. Detto questo, vi lascio un attimo le corrispondenze e poi noi possiamo parlare di Lita. Corrispondenze di Lita. Erbe, alberi, fiori e profumi. Achillea, Artemisia, Camomilla, Potentilla, Felce, Finocchio, Giglio, Lavanda, Limone, Verbena, Timo, Mirra, Sambuco e Rosa. Animali. Orso, colomba, rondine, farfalla, ippocampo o cavalluccio marino, aquila, mucca, cavallo. Pietre e cristalli. Topazio giallo, opale, lapislazzuli, ametista. Colori: oro, verde, azzurro o blu, bianco. Dunque, parliamo di Lita dicendo che appunto è il solstizio dell'estate, quindi è quello che dà inizio all'estate. Va fatta una specifica. Molti dicono che Lita è il sabato di mezz'estate e lo conosciamo così grazie a tante cose. Prima fra tutti il fatto che molti la chiamino, soprattutto nei paesi inglesi o comunque anglosassoni, Midsummer, ovvero mezz'estate. Tant'è che infatti anche Shakespeare, la sua opera, Sogno di una notte di mezz'estate. Ok? Va fatta una specifica, perché noi sentendo questa parola Midsummer, mezz'estate, pensiamo ok, quindi non è Lita l'inizio dell'estate, ma è Beltane. Questo è vero solo in quei paesi in cui esistono due stagioni all'anno, la stagione fredda, brutta, e la stagione calda, cioè l'inverno e l'estate. Sono i paesi più vicini a nord, più a sud, oppure più vicini all'equatore, che hanno due singole stagioni, che possono essere quella piovosa e quella secca, quella fredda e quella calda, insomma, dipende un po' così. Noi che viviamo in un paese che invece, ancora per poco, forse non lo so perché le mezze stagioni sembrano veramente scomparse, però ci sono e ufficialmente abbiamo quattro stagioni, non possiamo dire che sia Beltane l'inizio dell'estate perché in realtà è Lita, perché noi abbiamo quattro stagioni e non due, ok? Quindi potete chiamarla festa di mezz'estate. Se vivete in un luogo in cui esistono due sole stagioni, se invece come in Italia abbiamo quattro stagioni, non è possibile chiamarla festa di mezz'estate perché l'estate inizia adesso, non è già a metà. Ok? Quindi Beltane è l'inizio dell'estate in determinati paesi. Nei paesi come il nostro è Lita, l'inizio dell'estate. Ok?
Infatti, il periodo di Lita segna proprio il primo periodo dell'estate, ovvero Lita va da, diciamo, metà barra fine giugno fino ai primi di agosto, perché poi c'è Lugnasad, che è la seconda parte dell'estate, che va fino poi a Mabon, che è l'equinozio d'autunno. Ok? Allora, essendo solstizio d'estate, significa che in questa giornata principalmente il protagonista di tutto è il sole che vince su tutto, la luce del sole vince su tutto. Infatti, il solstizio d'estate, Lita, è il giorno più lungo dell'anno. Dal giorno dopo, però, le ombre cominceranno di nuovo a vincere e arriveranno a vincere poi a Somwin e a Yule. E quindi oggi Lita è il giorno più lungo dell'anno e la notte più breve, ma dal giorno successivo le ombre avranno una rivincita. Il ciclo luce-ombra, insomma. Quindi Lita si può dire che sia l'apice, l'ultimo baluardo del periodo di luce, perché dal giorno successivo le ombre acquistano sempre più terreno. Ok? In questa festività si è soliti dire che ha grande potere la stregoneria, la magia in generale. È vero fino a un certo punto, nel senso che Alita, quello che è più evidente, è più forte, è la magia degli opposti. Infatti uno dei simboli principali che trovate in giro di Alita è il fatto che si mettono le candele galleggianti, ovvero le candele, quindi fuoco, sull'acqua. Quindi la magia degli opposti è quella più favorita. Cosa significa la magia degli opposti? Significa che qui si celebrano luce e ombra, fuoco e acqua, bene e male, se volete proprio metterla a livello dicotomico. Ok? Anche se le dicotomie non è che sono proprio azzeccatissime nel mondo pagano, non importa. Però la magia degli opposti, cioè si celebrano entrambe le facce di una medaglia, potremmo dire. Ok? Quindi si celebra la potenza del sole, sì, ma dal giorno dopo si celebra anche di nuovo la potenza delle ombre. Si celebra la potenza a livello Wiccan, si celebra la potenza del dio, sì, ma si celebra anche la potenza della dea e via così. Ogni tradizione ovviamente ha la sua tipica idea legata all'Italia al solstizio d'estate. Io come al solito vi riporto un paio di esempi, poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole. All'interno della Wicca, l'Ita rappresenta il momento in cui il dio Sole raggiunge il suo apice, raggiunge il massimo della sua potenza, mentre assiste e protegge la dea che è incinta, dopo Beltane ovviamente. Per la popolazione celtica, l'Ita si chiama Alban Hefin. Spero si dica così, stavolta non ho cercato la pronuncia, quindi spero si dica così, Alban Hefin, ed è praticamente il momento in cui si celebrava la famosa battaglia fra Re Agrifoglio e Re Quercia. Con la differenza che se a Iule era Re Quercia che aveva vinto, riportando diciamo la bella stagione, in questo caso vince Re Agrifoglio, che infatti riporterà il mondo verso l'ombra, potremmo dire. Sono famosi in occasione del solstizio d'estate i rituali a Stonehenge. Stonehenge è infatti il luogo prediletto perché al momento del solstizio si vede proprio la luce filtrare in una maniera particolare, ok? Quindi Stonehenge è il sito decisamente più gettonato per poter appunto celebrare l'Ita. Infatti molti ci sono intere vagonate di turisti che si recano a Stonehenge in questo periodo, però vabbè, e principalmente si celebrano gli astri. Ci sono alcune testimonianze che per celebrare gli astri, quindi non solo il sole ma anche tutti gli altri, probabilmente si facevano, se all'inizio perlomeno, si effettuavano anche dei sacrifici umani, sacrifici che avrebbero potenziato il sole e quindi l'avrebbero aiutato a splendere e a durare più a lungo in questo giorno. Apro una parentesi, questo è il motivo per cui dico che i sacrifici andavano bene una volta e non adesso, perché adesso non potete venirmi a dire che un sacrificio serve perché il sole splenda meglio, ok? Chiusa parentesi, andiamo avanti.
Per quello che riguarda invece la Germania, anche all'epoca dei Teutoni e dei Sassoni c'era un sito particolare. Il sito era quello che adesso viene chiamato Echsensteine, che adesso sembra più essere un luogo di commemorazione legato a Carlo Magno, ma che in realtà pare che all'inizio fosse proprio dedicato a Sostizio d'estate, tanto che c'è stata anche una commissione e a volte si pensa che il Sostizio d'estate e Carlo Magno siano concatenati l'una cosa nell'altra e quindi quasi a far diventare Carlo Magno una sorta di divinità, sapete che, di divinità solare, sapete che era... È assolutamente frequente che presso il popolo un personaggio molto amato venga a vada a raffigurare poi il sole, la luna, la pioggia, eccetera, eccetera. Presso invece il popolo egizio, il principale momento legato a un luogo, scusate, legato al solstizio d'estate è Giza, le piramidi di Giza, o Giza, chiamatelo come preferite. Nell'epoca egizia, il solstizio d'estate andava a segnare la fine dell'anno. Difatti, gli egizi avevano fatto in modo che il calendario fosse in sincrono con le inondazioni dei fiumi. Infatti, tutti i calendari dell'epoca comunque erano più o meno sincronizzati sull'agricoltura. Perciò, e l'allevamento. Perciò gli egizi avevano fatto in modo che si incastrasse con le esondazioni del Nilo. In questo caso l'Ita precedeva la comparsa della stella Sirio nel cielo, dico bene, ok? Precedeva la comparsa di Sirio nel cielo, il che significava che il Nilo sarebbe straripato entro poco. Quindi l'inizio dell'anno scattava proprio quando il Nilo esonda, quando compariva Sirio e il Nilo esondava. E quindi l'Ita, ovvero il solstizio d'estate, diventava un, anzi per noi l'Ita, per loro il solstizio d'estate, diventava l'ultimo momento dell'anno perché poi sarebbe iniziato l'anno nuovo. Non solo, il solstizio d'estate era anche la celebrazione delle tre divinità principali legate al sole. Quasi tutti ne conosciamo due, Horus e Ra. Se, co come me, anche a voi manca la terza, che era Atum, anche se in realtà ci sono varie controversie su Atum, Aton, Aten, vabbè, adesso lasciamo perdere. Comunque, queste tre divinità andavano a rappresentare le tre fasi del sole. Horus è il sole nascente, quindi il sole del mattino, Ra è il sole, potente, quindi il sole del mezzogiorno, e Atum è il sole che tramonta, quindi il tramonto. Presso i romani il solstizio d'estate era una festività legata a Giano, Giano in particolar modo, Giano ovviamente bifronte, se non sapete chi è Giano, sappiate che fra un po' ci sarà un video, ci sarà un progetto sulle divinità, comunque Giano è quella divinità che ha due facce, insomma, detto per essere chiari, che appunto presiedeva al passaggio da un sostizio all'equinozio e da un equinozio a un sostizio, ok? Quindi anche nel sostizio, in particolar modo nel passaggio dall'equinozio di primavera al sostizio d'estate, e quindi era celebrato in questo periodo insieme a un'altra figura che è Cardea. Cardea è a volte associata anche a Carnea. Qui anche ci sono un po' di controversie, non importa. Carnea e Cardea pare che siano, in alcune leggende sono due personalità diverse, in altre sono la stessa identica cosa. Comunque, andiamo avanti. Cardea è la dea delle porte e quindi celebrarla in questo momento significava celebrare anche la protezione che questa dea aveva sulle case, sulle città, essendo dea dei cardini e delle porte. Ed era riconoscibile infatti il solstizio d'estate perché veniva addobbato l'arco di Giano tantissimo e le porte delle case. In Grecia si credeva che il solstizio d'estate fosse la porta degli uomini, mentre a rovescio il solstizio d'inverno, che mi sono dimenticata di dirlo per Iule, è la porta degli dèi. Essendo la porta degli uomini, è favorita la comunicazione con le divinità, dove appunto gli uomini rendono onore alle divinità. Era inoltre anche la festività di Apollo, dio del sole. E infine abbiamo presso il popolo norreno, abbiamo uno dei blot che è, perdonate la pronuncia, Sigrblot, ok?
credo sia, che non era festeggiato a giugno, ma che si spostava invece a luglio, fra il 14 e il 15 di luglio, ed era per loro era comunque il solstizio d'estate e veniva celebrato e onorato Odino con, stranamente, dei sacrifici vegetali. Infatti penso che sia l'unico, forse uno dei pochissimi blot in cui non c'erano sacrifici animali, ma esclusivamente vegetali, quindi venivano sacrificati, venivano serviti come offerta dei vegetali a Odino. Detto questo, finisce qui il video su Lita. Spero che vi abbia dato una mano, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se volete aggiungere qualcosa. Io vi lascio un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo sabato.